La mappa del contagio comune per comune lo chiede l'ANCI all'unità di crisi regionale Ricobona. Dalla raccolta rifiuti, che segue procedure dedicate quando si tratta di persone positive al Covid-19, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di quarantena. Sono tanti gli adempimenti dei sindaci in questa fase emergenziale e la carenza di informazioni non aiuta. Da qui l'esigenza di conoscere i dati aggiornati su contagi, ricoveri in terapia intensiva, decessi, non soltanto su base provinciale, bensì comune per comune. Una richiesta all'unità di crisi regionale e alla protezione civile, di cui si fa interprete l'ex sindaco di Cossano Canavese, attuale consigliere regionale PD, Alberto Avetta. Tutti noi sappiamo quanto sia decisivo in un'emergenza come questa che le persone, che i cittadini si sentano rassicurati, si sentano tutelati, possano avere la massima fiducia nei confronti degli organi di governo. Quando ciò non accade, prevale l'ansia delle persone. Altro aspetto messo in luce da alcuni amministratori, come il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, che è anche medico di base, riguarda l'opportunità di effettuare i test anche alle persone in quarantena domiciliare, benché asintomatiche. Ecco, io penso che andrebbe a tutti fatto il tampone, anche per poter gestire meglio la prevenzione. Gianluca Forno, sindaco di Baldichieri d'Asti e coordinatore ANCI per i piccoli comuni, auspica di poter sottoscrivere un protocollo d'intesa coi vertici regionali già la settimana prossima. Solo superando anche queste criticità avremo la possibilità, come organismo unitario, di superare questo momento, di gestire al meglio le emergenze, di contenere il contagio e di vincere questa battaglia che stiamo effettivamente combattendo.